Al capitolo 5 del Vangelo di Luca è scritto così, dal primo versetto: Ora avvenne che mentre Gesù si trovava sulla riva del lago di Genezaret e la folla gli si stringeva attorno per ascoltare la parola di Dio, vide due barche ormeggiate alla riva del lago, dalle quali erano scesi i pescatori e lavavano le reti. Allora salì su una delle barche che era di Simone. E lo pregò di scostarsi un poco da terra. Postosi a sedere, ammaestrava le folle della barca. E quando Gesù ebbe finito di parlare, disse a Simone: Prendi il largo e calate le vostre reti per pescare. E Simone rispondendo gli disse: Maestro, ci siamo affaticati tutta la notte e non abbiamo preso nulla, però alla tua parola calerò la rete. E fatto ciò presero una tale quantità di pesci che la rete si rompeva. Allora fecero cenno ai loro compagni che erano nell'altra barca perché venissero ad aiutarli. Ed essi vennero e riempirono tutte e due le barche, tanto che stavano affondando. Amen. Gesù ha superato la prova del deserto e c'è sempre una prova da superare per chi vuole servire il Signore. Ha superato le tentazioni di Satana e ci sono sempre queste tentazioni da superare. Ma adesso arriva il momento che lui deve formare degli uomini, prende l'iniziativa, vuole formare dei missionari, degli apostoli, vuole formare delle persone che stanno attorno a lui, dei discepoli. Quindi i discepoli sono, dovete immaginare, che i discepoli non sanno che devono essere formati, ma che Gesù già sa che li vuole formare. Va bene? Il discepolo non sa neanche quello che gli sta per succedere a Pietro, ad Andrea, ai pescatori, Giacomo e Giovanni per antonomasia della scrittura, i quattro pescatori. È vero? Non lo sanno. Sanno che Gesù è un maestro, è un rabbi, maestro, dice Pietro, è un rabbi che deve prendere un'iniziativa. E prende un'iniziativa. Gesù, la prima cosa che fa, comincia, sale su una barca. Sale su una barca, la barca di Pietro. Nulla è a caso. Tutto ciò che fa Gesù non è qualcosa che gli viene all'improvviso. Gesù già ha scelto, già ha determinato, già vuole fare di Pietro, Giacomo, Andrea, Giovanni vuole fare i suoi pescatori. Ha un piano preciso e deve arrivare a loro e dovrà coltivarli per 3 anni per demolire il loro io, per portarli a conoscere bene se stessi e a perdere ogni confidenza in se stessi. Gesù sta cominciando con questi missionari a costruire il loro curriculum. Voi sapete che c'è un curriculum vitae. Molti di voi in cerca di lavoro presentano il curriculum, fanno i curriculum della Bibbia non sono altisonanti, sono curriculum di sacrificio. Se vedete il curriculum di Paolo, 5 volte frustato, 39, è vero, per 39 frustate meno una, naufragi, calato nella tomba, lasciato lapidato. Pietro, i curriculum di Pietro, se leggete l'epistola di Pietro, non c'è un accenno ai 3.000 convertiti, ai miracoli, all'ombra sua che guariva. I curriculum degli uomini di Dio veri non sono altisonanti con le trombe. Faccio questi miracoli, queste profezie, no. Loro hanno un curriculum di sacrificio, dice Pietro, nelle veglie della notte, abituato ai ladri, a quante persecuzioni. Quindi il Signore sta preparando il loro curriculum. Nei loro cuori però stamperà l'eternità, stamperà l'autorità. Deve far conoscere Lui quanto è grande. E Lui usa il cucchiaino perché Gesù è delicato, sa che noi uomini non possiamo digerire tutto. Noi all'inizio abbiamo bisogno di cucchiaino, siamo disonesti, imbroglioni, falsi. Ci presentiamo davanti a lui pensando che il Signore non sappia quello che tu stai pensando. Sei proprio sballato se pensi questo. Dio sa esattamente con quale spirito sei entrato, con quale intenzione sei entrato. E anche se pensi di saperlo solo tu, Dio lo sa. Io non lo so, ma Dio lo sa. E Dio vuole entrare in questo e cambiare. E non sai cosa significa resistere
alla mano, alla parola di Dio. Faraone perse tutto, tutto per resistere alla parola del Signore. Perse tutto, perse pure il figlio, l'erede. Noi rischiamo con Dio, gli uomini rischiano, non sanno cosa significa, pensano di scherzare, ma stanno scherzando con la più grande, con la più grande potenza dell'universo. Lui ha creato l'universo. Noi scherziamo con Dio, facciamo i piani, facciamo questo, facciamo quello. Tu non fai proprio niente, niente, perché all'improvviso Dio ti mette a capo, ti paralizza. Ma nella preparazione il Signore comincia, si siede sulla barca, posizione di riposo, tranquilla, sta in riva al lago, un lago bellissimo, le spiagge, le rive sono amene, il lago Genezaret, oppure a forma di violino, Kinneret, ci insegnarono in Israele. E lui sta preparando i primi missionari e comincia a parlare alle folle. Cosa disse alle folle? Non c'è scritto. Ma tutto quello che disse noi lo sappiamo. Chissà se ha parlato della casa sulla roccia. Chissà se ha detto amate i vostri nemici. Non lo sappiamo, vero? Possiamo intuire che i suoi discorsi siano così. Ma una cosa io sono sicuro che è successa. Non ci sono stato, non lo sappiamo, nessuno lo può dire, ma io una cosa la posso dire. E sono convinto al 100% che tutti, compresi quelli sulla barca, dissero nessuno parlò mai come costui. Amen. Nessuno parlò mai come Gesù. Questo lo dovete dire tutti. Tu puoi essere anche contrario a Gesù, ma non puoi dire, ma devi per forza affermare. Nessuno parla però come Gesù. Nessuno esiste come Gesù. Nessuno ha parlato come ha parlato lui. Sto dicendo parlare. Parlare alle persone è incredibile. In Giovanni 11 andarono ad arrestarlo, mandarono delle guardie, tornarono e voi disse, perché non l'avete arrestato? E come facciamo? Nessuno parlò come parlò lui. Ci manca il coraggio di arrestarlo. Il Signore torse allora alle guardie la forza di arrestarlo. E stamattina il Signore ti toglie la forza di fare qualche cattiveria. Amen. Qualche cattiveria la lasci qua. Amen. Non è possibile che alberghi ancora il tuo cuore la vendetta, disonestà, cattiveria, imbrogli. Stamattina o rimane qua o la ti rincorrerà per tutta la vita. Devi decidere a volte stamattina qual è importante per te. E mentre parlava, io immagino Pietro, i futuri missionari, i primi missionari, gli apostoli che andarono dappertutto, che si diffusero in Asia dappertutto, girarono, andarono, arrivarono in posti incredibili, la loro vita è stata straordinaria, rimasero a bocca aperta, Signore. Ora però il Signore doveva dare, stampare nei cuori di Pietro, Giacomo, Giovanni, Natanaele e tutto il resto, doveva stampare nei loro cuori l'eternità, che lui è il Signore di tutto, lui è il creatore e il creato obbedisce a lui. Lui è il creato, tutto, tutto è stato fatto per lui, tutto è in vista di lui. Io se sono qua è in vista di lui, e tu se stai qua è in vista di Gesù. Hai uno scopo, per Cristo sei stato creato, per Cristo, amen? E se non sei stato creato per Cristo, sei stato creato per il diavolo e l'inferno. Ma io sono stato creato per Cristo, amen. E Dio vuole altri per lui, perché vuole che la sposa del figlio sia numerosa, bella. Più si salvano, più glorificate, più lui è glorificato in cielo. Amen. Allora Pietro gli dà un'indicazione. Gesù è gentile. Prendi il largo. Ho finito di parlare, ho ammaestrato, ho parlato. Lui prende l'azione, l'iniziativa. È bello Gesù, se tu ci fai caso nella tua vita è sempre lui che prende l'iniziativa. Come la prende? Attraverso un canto, un amico, un parente, un'azione, una sofferenza, una malattia. Il Signore tutto procede, tutto coopera al bene per coloro che amano Dio. Tutto, 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 una tempesta, qualunque cosa.
Ognuno di voi ha un'esperienza diversa e ognuno può avere un'esperienza diversa. E chi mi sta ascoltando può provenire da questa esperienza, e qualunque sia la tua esperienza, per coloro che amano Dio, ogni esperienza sarà positiva. La volgerà al bene il Signore. Allora prendi il largo e cala le reti. Va bene? Deve mostrare la sua divinità. Giustamente, vogliamo dire giustamente, una semplice obiezione, il Signore l'accetta. Quegli uomini sono uomini di valore, di competenza. Comprendono il mare, comprendono il lago, sanno le ore della pesca, sanno quando pescare, sanno quando c'è vento, quando non c'è vento, quando è il momento adatto. Hanno pescato tutta la notte, che sono le ore favorevoli per pescare, e non hanno portato nulla a casa, non ci avevano un sussidio, non avevano altre rendite. Non portare nulla a casa significava non mangiare, o quantomeno arrangiarsi per dei giorni precedenti. Vivevano alla giornata di quello che riuscivano a portare tutti i giorni a casa, col pesce comprato, poi facevano baratto, prendevano il pane, quello, il formaggio, quello che c'era all'epoca, ed era un sussidio. Ed erano sconsolati, perché non portare nulla a casa per un uomo è sempre qualcosa di estremamente avvilente, ti fa sentire poco necessario, poco importante. L'uomo ha bisogno di essere gratificato da quello che fa, ha bisogno di essere gratificato con il lavoro è importante, ha bisogno di essere gratificato perché vuole sentirsi partecipe e del benessere della famiglia che Dio gli ha affidato. È importante questo. E allora quegli uomini hanno ascoltato Gesù. Magari qualcuno avrà detto: ah, mo ci andiamo a riposare, c'è una nottata addosso. E dopo la notte, chi fa le notti sa che fa, dopo la notte fa male la testa. Amen? È un fatto proprio fisico, ti fa male perché non hai riposato, quindi il cervello, non è che hai mal di testa, il cervello non è, è come se si fosse stato scombussolato, ha bisogno di un reset, ha bisogno di dormire. Allora il Signore insiste: prendi il largo e calate le reti. Allora, maestro, giustamente Pietro lo chiama maestro, perché non sa ancora che quell'uomo che ha davanti è il figlio di Dio, è il vero Dio, vero uomo, vero Dio. Cara la rete, maestro, ci siamo affaticati, però voglio calare le reti alla tua parola, cioè nel posto dove andremo. Significa nel posto dove andremo, al punto dove andremo, io calerò la tua parola, io calerò la rete, ubbidirò la tua parola. Amen. Ora vi faccio notare una cosa: anche se cominci con Dio con qualche obiezione, maestro, ma sono stanco, le cose in famiglia non vanno bene, maestro, gli affari non vanno bene, maestro, ma qui la situazione è scombinata, qua siamo sotto sopra, cala la rete, fai quello che dice il Signore. Quegli uomini obbedirono con un'obiezione, ma obbedirono. A Dio piace, anche se tu hai un se e un ma che fai la sua volontà. A lui non guarda il se e ma, lui guarda il fatto che tu l'applichi, guarda il fatto che tu l'applichi, che non ti soffermi alle tue obiezioni, a rimuginare, a parlare, a ragionare, che non serve a niente. Alla tua parola però io calerò la rete. Tu mi hai detto di prendere il largo, io ti dico che non abbiamo pescato, però alla tua parola io calerò la rete, io ubbidirò a quello che tu mi dici. Ubbidirò. Prendono il largo, remano, alzano la vela, si allargano sul lago e calano la rete. Meraviglia delle meraviglie. Loro devono comprendere, i futuri missionari devono comprendere quanto sia grande Gesù. E io ti faccio una domanda: ma tu hai compreso quanto è grande Gesù? Ma hai compreso con chi, con quale potenza abbiamo a che fare? Hai compreso che tutta la sapienza del mondo, tutti gli intellettuali, tutti gli aritmetici, i fisici, tutti possono stare alla scuola, all'asilo davanti a Gesù? Tutti,
che non c'è nessuno più grande di lui, non c'è nessuno più bello di lui, non c'è nessuno più sapiente di lui, non c'è nessuno più potente di lui. Niente, niente. Noi non comprendiamo. Noi abbiamo la nostra fede relativa a noi stessi, ma la nostra fede si deve poggiare su Cristo, sull'Onnipotente, su colui che tutto può. La nostra fede deve andare oltre, deve poggiarsi solo e solamente su di Lui. Lui è il capo, Lui è il compitore, Lui è il trasformatore, Lui è che fa crescere la mia fede. Ogni volta che penso a Gesù, la mia fede cresce. Ogni volta che guardo Lui, la mia fede cresce. Ogni volta che vedo quello che ha detto, ha fatto Lui, la mia fede è fortissima. Amen. Eppure la Bibbia, che è parola di Dio, non è altro che un piccolo riassunto minimo di quello che Gesù ha fatto. Perché tutte le cose che Gesù, se avessero voluto scrivere, dice Giovanni, tutte le cose che Gesù ha fatto, non basterebbero tutti i libri della terra. La sapienza dell'uomo è zero davanti a Gesù Cristo. C'è qualcosa che all'uomo non piace, alle persone, alle donne non piace. Gesù umilia, ti fa sentire umile davanti a Lui, ma non gode della tua umiliazione. Gesù ci mette in condizione di vedere la nostra superbia e di vedere che la sua umiltà insegna a noi a rinunciare al nostro orgoglio. Ora cosa fa? La rete si comincia a riempire. Nessuno parlò come costui, nessuno agì come costui. Il creato è incredibile, fratelli e sorelle. Il creatore dice alle spigole, alle orate, è vero? Alle anguille, andate nella rete di Pietro ed Andrea. Amen? Cala la rete. Cala la rete stamattina, coraggio. Sai come la alzerai? Piena di gioia, piena di felicità, piena di serenità. Cala la rete, coraggio. Abbi fiducia in Gesù Cristo. Il Signore non ti chiede di fare chissà che cosa. Cala la rete. È vero, cala la tua rete, basta. Ubbidisci al Signore. Ubbidisci al Signore, cala la rete, fai un'azione. Tu fai l'azione di calare la rete vuota in un mare dove non hai pescato nulla, e Dio ti farà pescare. Amen. La grandezza di Dio è che ti fa ripetere le tue azioni che erano vuote prima e diventano piene. La bellezza di Gesù. Ma come, io qua fallivo sempre, adesso con me non fallisci più. Ma come, qui mi adiravo, mi arrabbiavo, portavo rancore, adesso non hai più rancore, adesso non ti arrabbi più. Ma qui avevo complessi, qui non riuscivo a fare niente, ma adesso non lo fai più. Qui ero disonesto, qui ero imbroglione, adesso non lo fai più. Perché hai pescato la rete dell'onestà, la rete della grazia, la rete del perdono. Nella rete hai preso tutte le virtù del Signore. Cosa vuoi pescare questa mattina? Cala la rete. Non c'è niente di più bello che calare la rete. E quando l'alzi è talmente piena. Il Signore non solo pensa ai nostri bisogni spirituali, perché oggi abbiamo risolto molto dei problemi naturali, pratici, alimentari. Le nostre case se ne cadono, andiamo a scadenza, buttiamo un sacco di cibo. Ma all'epoca dobbiamo dire che il Signore provvedette anche ai bisogni materiali, tanto di quel pesce. Allora, sono tante le benedizioni di Gesù che tu hai bisogno di qualcuno per viverle. Vieni in mio aiuto, ti voglio dare del bene. Vieni in mio aiuto, ti voglio dare delle cose belle. Vieni in mio aiuto, voglio riempire la tua vita della fragranza di Cristo. È vero, le altre barche che stavano vicino furono chiamate e la rete era talmente piena perché il Signore Gesù è venuto a dare la vita a noi, la vita in abbondanza. Vita in abbondanza significa la capacità di vivere la vita pienamente, nel senso di comprendere la vita, di comprendere il piano della vita e di comprendere che nella vita con Gesù tutte le cose tu le ritieni una grazia del Signore. Se mangi è una grazia del Signore, se bevi è una grazia del Signore, se hai un'auto è una grazia, tutto viene da Dio. E questa abbondanza fa sì che tu ogni giorno esci dalla tua vita, dal tuo cuore, un ringraziamento continuo alla sua lode. Sai cosa ti chiede il Signore?
Coraggio, sta preparando i primi missionari. Fine Mosè è stato sulla barca con me. Ho parlato alle folle, ho parlato a tanti. Adesso ti dico, cara la rete. Caliamo la rete stamattina. Questa mattina sto parlando a qualcuno di voi in modo particolare. Butta giù la rete. Amen. Il mare ti sembra vuoto? È Dio che comanda. È Dio che comanda tutti. Ricordati, l'Iddio che ha comandato i leoni di avere la bocca chiusa davanti a Daniele, l'Iddio che ha comandato al fuoco di non bruciare gli amici di Daniele, l'Iddio che ha comandato al mare di aprirsi è lo stesso Dio nostro, amen, è lo stesso Signore. Tutti i giorni della nostra vita Dio non è cambiato, Dio non cambia. La sua illimitata potenza, la sua illimitata grazia, il suo illimitato amore, la sua illimitata speranza, la sua illimitata gloria per noi produce ogni giorno un incoraggiamento incredibile per andare avanti. Ora, cosa succede? Hanno tirato su la rete è piena, chiedono aiuto nelle barche. Io ho fermato la lettura, ma qui succede che i primi missionari davanti all'opera del Signore, quando si rendono conto che la rete è piena, si piegano davanti a Gesù sulla barca, non aspettano molto, ma immediatamente sulla barca, sul luogo dove loro lavoravano, si piegano e onorano Gesù. E io voglio fermarmi qua e voglio benedire il nome del Signore. Amen.